Sono sempre stata una persona interessata a viaggiare, infatti ho iniziato proprio grazie alle vacanze studio e facendo prima una vacanza studio a Edimburgo in prima superiore, poi una seconda vacanza studio in seconda superiore in California. E quando ho scoperto proprio di poter combinare il viaggiare, visitare posti nuovi con lo studio che stavo facendo al liceo, ho colto subito l'occasione per partire per un'esperienza all'estero. Infatti ho notato che sarebbe stata un'opportunità proprio per me da investire all'interno di un contesto scolastico. Allora, sicuramente stringere amicizie all'estero è una delle difficoltà che accomuna tutti gli exchange student, però bisogna ricordarsi che ci saranno altri exchange student da altre parti del mondo che saranno lì con noi e vivranno in prima persona cosa si prova noi, però bisogna anche ricordarsi che è un'opportunità proprio per iniziare a conoscere persone con culture diverse dalla nostra, per iniziare appunto uno scambio culturale a 360 gradi. È anche un'opportunità per creare amicizie che poi dureranno dopo anche lo scambio all'estero e avrete amicizie da tutte le parti del mondo, quindi è sicuramente un'ottima opportunità per conoscere persone nuove. Allora, sicuramente ci sono vari pro e contro e questi vanno anche in base a come uno studente vive la propria esperienza all'interno del contesto scolastico. Sicuramente una delle prime differenze è che nel sistema scolastico inglese non ci sono orali, quindi per mio parere è un contro dato che amo parlare, però ci sono altri pro e contro perché ci sono molte differenze. Infatti in Inghilterra la maggior parte delle lezioni sono pratiche, cioè sia a livello teorico, però le lezioni vengono affrontate come uno scambio di idee tra professori e studenti, mentre in Italia credo ci sia una lezione molto più frontale, impostata solo sull'aspetto teorico. Quindi sicuramente è un approccio completamente diverso alle materie che potranno dare allo studente degli strumenti in più che potrà usare anche al suo rientro in Italia. Allora, sicuramente ci sono molti shock culturali sia all'arrivo sia al ritorno. Infatti, quando si arriva si è catapultati in una nazione completamente diversa dalla nostra e bisogna abituarsi ai ritmi di vita che si hanno là, al sistema scolastico e anche al creare proprio le relazioni con le persone, perché non tutti sono uguali agli italiani. Sicuramente poi al ritorno sarà ancora più difficile riabituarsi alla nostra normalità, rientrare a far parte della nostra vita quotidiana, all'interno della famiglia, anche con le amicizie che si sono lasciate. Uno degli esempi che mi viene in mente da potervi raccontare è l'Inghilterra. Si passava le serate facendo i barbecue comprati al supermercato in spiaggia, mentre in Italia solitamente non è così, quindi sicuramente durante l'estate è una delle cose che mi è mancata di più. La mia scelta universitaria è stata sicuramente influenzata dal mio anno all'estero, perché senza l'anno all'estero sicuramente non sarei riuscito ad ottenere una certificazione linguistica che mi ha permesso proprio di iscrivermi a un corso erogato completamente in lingua inglese. Quindi sicuramente la mia esperienza all'estero, anche con delle lezioni che erano proprio incentivate a orientare gli studenti al sistema universitario anche britannico, mi ha permesso di andare a esplorare certi corsi che erano molto interdisciplinari per il sistema universitario italiano, ma che anche il sistema universitario italiano ha iniziato a proporre e quindi sicuramente ho trovato corsi fuori dal normale anche in Italia che senza il mio anno all'estero non sarei mai riuscita a trovare. Sicuramente una delle materie che hanno avuto un'incidenza maggiore durante il mio percorso universitario è stata matematica, perché durante l'anno all'estero ho affrontato argomenti che in Italia non avrei affrontato e che mi sono rimasti utili nel mio bagaglio di informazioni per affrontare il primo esame universitario di statistica. Un'esperienza all'estero è sicuramente un investimento da fare su se stessi e sul proprio futuro, perché è quella che andrà a caratterizzare sia il nostro carattere, sia il nostro futuro, sia le nostre scelte. Quindi sicuramente, come ha caratterizzato me, potrà caratterizzare anche un altro studente che farà questo tipo di esperienza. Sicuramente la mia scelta universitaria in primis, ma anche altre esperienze della mia propria vita, infatti andando in Inghilterra ho iniziato a conoscere più persone e avvicinarmi a temi sociali che mi hanno permesso proprio di andare a collaborare anche con associazioni e trattare tematiche che se fossi rimasto in Italia non avrei mai trattato come campagne contro il bullismo e il cyberbullismo. Gli studenti non devono aver paura di cambiare perché sicuramente l'esperienza all'estero è quella che cambierà e formerà il carattere degli studenti che decideranno di fare questo tipo di esperienza. Sicuramente sarà difficile perché non è molto semplice andare dall'altra parte del mondo, però non si è da soli, abbiamo un coordinatore internazionale, uno sfamily e comunque anche tutti gli altri exchange student che saranno lì con noi ad accompagnarci, che verranno da altre parti del mondo e che saranno nelle nostre stesse condizioni. Quindi sicuramente bisogna vedere noi cosa siamo pronti a fare, cosa noi siamo pronti a disporre di cambiare per riuscire ad affrontare questa esperienza al meglio e di tornare in Italia e applicare tutti i cambiamenti all'interno della nostra vita quotidiana migliorandola. Multiculturale e stimolante.